voglio fare la review di un pedale che ho ordinato su Thomann. È appena arrivato il pacco, abbastanza voluminoso come potete vedere. Andiamo a scartarlo senza farci male, con il coltello, magari aiutati dai genitori. Mamma! Come vedete l'imballo adeguato, scatola della giusta dimensione, d'altronde ho ordinato un pedale. Andiamo a rimuovere prima di tutto il contenuto, e come vedete delle sacche di ebola, e ci sono tutte le indicazioni. Sì, bello, bello, un'ottima scelta. Rivista, bello, questa. Andiamo ad aprire la rivista, la sfogliamo, le pagine sono morbide e bella, bello. Andiamo avanti. Estraiamo ora il noise gate NR300, noise reducer della Behringer. E prima di tutto esaminiamo l'involucro come facciamo di solito. C'è la data, c'è il codice a barre, c'è peglia, e andiamo avanti. Lo apriamo. Sì, l'imballo resistente, sì, sembra ok. Dentro c'è abbastanza spazio solo per un pedale. Andiamo ad aprire l'involucro di nylon, sempre con il solito coltello. Estraiamo il libretto di istruzioni. Come vedete sono diverse lingue, c'è pian terreno, cuneese, giapponese, un po' di cose. E cerchiamo quelle in italiano, non vorrei mai... Non ci sono, va bene. Magari bastano quelli in cuneese. Indicazioni delle varie regolazioni, dialetto chiaro che comunque si usa dalle nostre parti, quindi tutti lo sappiamo parlare. Questo peraltro vuol dire moto. Vabbè. E estraiamo ora il pedale, ma prima di prendere in esame prendiamo ancora una volta in esame l'involucro, scritta in arancione su trasparente, chiaramente in penso tedesco, non capisco, va bene, non è per quello che sei qui. Il pedale si presenta malleabile, non direi proprio di una qualità eccelsa, però dato il prezzo, peraltro c'era la promozione, ne ordino uno, te ne arrivano 10, non so cosa te ne fai, va bene. In qualche modo penso si possa aprire, non lo so, vado su internet, poi ci vediamo alla prossima puntata.